la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, come avete letto dal titolo, vi porto in un video su come organizzo lo studio universitario. Come sapete, da un paio di settimane a questa parte ho iniziato l'università e ho anche già iniziato a studiare le varie cose per appunto l'università. Quindi, in questo video vi mostro qual è il mio metodo di studio, tra virgolette, o almeno come mi sto organizzando in questo periodo per iniziare a studiare, iniziare a capirci qualcosa di questo mondo che per me è completamente nuovo. Dividerò questo video in passaggi, quindi mi raccomando, restate attenti e capite tutti i passaggi. Il primo passaggio che faccio è seguire le lezioni, che siano online oppure in presenza, perché la mia università appunto sta facendo le lezioni in presenza, ma dà la possibilità anche a chi magari non è di Napoli o comunque a chi viene da lontano di poterle seguire in modo telematico attraverso appunto Microsoft Teams. Quindi mi metto lì a seguire le lezioni, a volte vado in università, altre volte, anzi spesso, seguo da casa per comodità e prendo appunti. Il secondo passaggio, dopo aver preso gli appunti in brutta delle lezioni, che siano online appunto o in università, mi tocca ricopiare gli appunti dalla brutta in bella, quindi riorganizzare tutte le idee, fare un discorso comunque pulito e capibile, insomma, qualcosa che si possa capire quando lo vai a leggere. E di solito lo faccio o servendomi degli appunti che ho preso io, oppure facendomi mandare magari gli appunti da qualcun altro che segue il mio stesso corso di laurea. Infatti, proprio a questo proposito, arriviamo al punto 3. In questa fase prendo tutti gli appunti che mi sono persa, tutte le slide che mi sono persa dalla nostra cartella Drive in comune. Infatti, io e gli altri ragazzi abbiamo deciso di creare un Drive in comune dove caricare poi tutte le registrazioni delle lezioni, tutte le slide, tutti gli appunti, tutte le varie cose, in modo che se qualcuno di noi si perde qualcosa, qualche pezzo per la strada, può andare nel drive e lì trova senza problemi tutto ciò di cui ha bisogno per integrare quello che ha già, insomma, tutte le informazioni. Il quarto passaggio poi è prendere i libri e iniziare a sottolinearli. Infatti, questa è la parte che forse è più facile, perché comunque in base a ciò che hai, comunque tra le slide e gli appunti, sai anche quali sono gli argomenti del libro da fare e quelli da magari non fare perché il professore poi non li chiede. Quindi li metti lì con una santa pazienza e ti metti a sottolineare tutte le varie parti del libro. Io per esempio mi divido la sottolineatura in capitoli. Quindi per esempio finisco un capitolo dagli appunti o dalle slide, quel che sia, e quel capitolo lo inizio a sottolineare dal libro. Poi, dopo di questo, c'è il quinto passaggio, ovvero integrare gli appunti e le slide con il libro. Quindi, a questo proposito, faccio un mega riassuntone generale di tutto tramite un foglio di Google di documenti, appunto, che metto nell'apposita cartella della materia, quindi che sia diritto, che sia francese, che sia economia o quel che sia. E quindi mi servono di tutte le informazioni che ho raccolto per quella materia per fare questo riassunto. Dopo il riassunto, ovviamente, preparo delle slide, che siano a capitoli, che siano ad argomento o quel che sia, per aiutarmi anche nel ripasso, perché giustamente quel riassunto che poi ho fatto lo dovrò studiare e in seguito andare a ripassare per l'esame. Al momento non ho ancora iniziato a studiare, in realtà mi sto ancora organizzando con le slide, eccetera, per avere tutto pronto, perché sono una che preferisce avere tutte le cose pronte e poi dopo iniziare appunto a studiare. Non so se questa cosa sia buona o meno, ma niente, io sto facendo così. E mi sto organizzando in questo modo. Quindi, ragazzi, questo è bene o male il modo in cui mi sto organizzando per preparare gli esami universitari. Ho avuto da poco la matricola, infatti, ho anche attivato poi l'email istituzionale e grazie alla quale sto seguendo comunque le lezioni online, grazie alla quale posso fare tutte le varie cose che si devono fare in università. Ovviamente, essendo la mia prima volta in università e non avendo nessuno che abbia frequentato già l'università in passato, non so proprio come funzioni questa cosa, però guardando un bel po' di video riguardo l'università su YouTube, eccetera, ho visto che più o meno tutti si organizzano in questo modo.
Però adesso, prima di concludere questo video, volevo parlare un attimo di come mi sto trovando io usando questo metodo di studio. Devo dirvi la verità, all'inizio non seguivo le lezioni, infatti mi limitavo a farmi mandare gli appunti dagli altri e ricopiarli. Il problema principale di quando non segui le lezioni però è non sai mai se gli appunti che ti hanno mandato sono giusti o meno, perché ognuno di noi ha modi completamente diversi di prendere appunti e c'è chi si limita a copiare dalle slide e aggiungere qualche parola del professore, chi invece che scrive solo la definizione del professore, e quindi il più delle volte era anche un casino, insomma, capire come funzionava e tutto. Quindi da questa mattina, anzi da ieri mattina in realtà, che era il 29 di settembre, ho deciso di iniziare a seguire le lezioni, e quindi mi metto con una santa pazienza dalle 8:30 di mattina fino alle 6 di sera a seguirmi economia, diritto e matematica, e poi anche francese, perché sì, seguo anche francese, dato che è un altro delle materie, insomma, da fare. E al momento, appunto, mi sto organizzando così, che quindi prendo gli appunti a lezione e li ricopio in Bella, o comunque alcuni li faccio direttamente in Bella, tipo matematica, perché matematica o lo copio perché non ci sto capendo assolutamente niente. Invece altre materie come diritto o economia magari le scrivo in brutto e poi me le ricopio in modo da essere più sistemata e più organizzata. Comunque sì, sono davvero contenta di avere dei colleghi universitari che si aiutano tra di loro, perché non sempre questa cosa succede, ma credo che sia una cosa davvero molto utile. Tra l'altro, adesso mentre sto registrando questo video sarei in lezione di Teams con francese, ma sono un attimo alle 4:20 del pomeriggio e alle 5:30 devo uscire, quindi non avrei avuto il tempo materiale per registrare questo video e farvelo uscire per domani. Tra l'altro, qua come potete vedere ci sono ancora dei quaderni residui da stamattina, perché devo ricopiare degli appunti di economia e devo ricopiare altre cose, però quelli sono altri dettagli. E niente, comunque mi sono prefissata che dal lunedì al venerdì farò di tutto per fare quante più cose possibili, quindi per studiare quante più cose possibili, organizzare quante più cose possibili e cose così, in modo da potermi dedicare poi il sabato e la domenica ad uscire, a guardare serie su Netflix, perché tra poco rinizia The Walking Dead, quindi non me la posso perdere, e cose del genere. Se anche voi siete studenti universitari o se comunque volete iscrivervi all'università, fatemi sapere qua sotto nei commenti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi d'aiuto. Ovviamente in futuro ci saranno altri video aggiornamento di questo video, quindi vi farò anche sapere magari come mi sono trovata poi con gli esami e tutte queste cose qua. E soprattutto ci saranno video riguardo gli esami, quindi poi ci sarà parecchio, insomma, da vedere per l'università. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!